Il sipario del Teatro Petrarca si è riaperto per l'ultima volta, almeno fino al prossimo 24 novembre. Con l'ultimo spettacolo del Festival dello Spettatore si è infatti voluto chiudere in bellezza con Ballarini di Emma Dante, un testo danzato e interpretato potente, divertente e commovente, in scena Sabino Civilleri e Manuela Losicco. Ballarina è la storia di due vecchietti che ripercorrono la loro vita a ritroso fino alla giovinezza per poi lasciarsi di nuovo nella vecchiaia. È uno spettacolo dove c'è metà del nostro cuore, sia quello mio che quello di Manuela che mi accompagna in scena, perché appunto noi siamo anche congiunti. E quindi c'è un pezzettino del nostro cuore, della nostra storia, sta anche custodita in questo spettacolo. Parla di minoranze, perché l'anzianità è considerata come una minoranza. E ecco, adesso noi siamo anche degli attori in minoranza. E mi sento di dover dire che ci vorrebbe più attenzione per la cultura, per l'arte, per lo scambio, per l'intelligenza, e più attenzione per le nostre vite e per tutte le vite che stanno dietro i teatri, dietro un palcoscenico e attorno. Un'ultima serata così ancora più particolare, l'ultima prima della chiusura dei teatri in tutta Italia, come previsto dal nuovo DPCM del Premier Conte. È una mazzata per tutti i lavoratori dello spettacolo, perché siamo veramente una grossa squadra, una grossa parte della popolazione. Sicuramente, molto probabilmente non siamo così importanti, molto probabilmente non lo saremo, ma noi pensiamo invece che siamo una risorsa per questo paese, e penso che il teatro, la musica, la cultura ci può far crescere a livello sociale, filosofico, culturale, ma culturale come incipit per vivere in una società migliore.